Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento di Un'ora con. Io sono Cosimo Cordaro, il direttore editoriale di Stop Secret. Ho l'onore e il piacere di aprire questo nuovo appuntamento. Gli incontri di Un'ora con sono ormai diventati una consuetudine virtuale e siamo felici di vedere che ci segue, che ci seguono sempre numerosi ai vari appuntamenti. Nel filmato andato in onda poc'anzi avete visto la comunicazione che Stop Secret cambia, l'hashtag Follow the Change. Io, Karen e tutto lo staff di Stop Secret, ahimè anche durante le vacanze, lavoreremo su un nuovo progetto di rinnovamento di cui a settembre magari vi daremo qualche anticipazione. L'ospite di oggi è il generale Luciano Garofano, uno dei migliori professionisti italiani nell'ambito delle scienze forensi e molto noto anche sul grande schermo grazie alla sua partecipazione costante a Quarto Grado. La prossima intervista live invece si terrà il 3 settembre e avremo come ospite Andrea Battisti. Amministratore delegato del gruppo di Neprix, del gruppo Illimity, e da seguire, così come vi abbiamo abituati in questi mesi, per circa 2 volte al mese continueremo a incontrare manager, professionisti ed esperti nei vari settori di cui Stop Secret, si occupa. Entriamo quindi nel merito di questo appuntamento, una serata, speciale. Perché oltre ad essere in diretta live sulla piattaforma Zoom, grazie alla partnership con l'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, che saluto e ringrazio, siamo live anche sulla nostra e sulla loro pagina Facebook. Ringrazio l'associazione, la persona del presidente Cecconi, che so che ci sta seguendo. Per concludere, vi ricordo l'appuntamento di domani. Domani abbiamo un webinar formativo sul mondo del dark web, adatto ad investigatori privati, giornalisti, appassionati, esperti forensi che vogliono conoscere più nel dettaglio quali informazioni si trovano all'interno di questo mondo virtuale nascosto. Passo la parola alla conduttrice di questo appuntamento, la bravissima giornalista Deborah Bionda, che ormai è diventata una nostra partner, una nostra professionista e che ringrazio di essere anche oggi qui con noi. Benvenuta Deborah e do il benvenuto anche al generale Garofalo. Grazie Cosimo e grazie a Stop Secret che mi ha voluta anche in questa occasione al vostro fianco per un'ora con, un appuntamento che devo dire mi è piaciuto sempre di più condurre perché abbiamo visto una grossa partecipazione e anche le domande sono sempre state molto, come dire, attive, hanno stimolato poi anche delle riflessioni su eventuali tematiche da affrontare in futuro, per cui ci auguriamo veramente che questo appuntamento prosegua anche in autunno con lo stesso successo che ha ottenuto in estate. Quindi grazie mille Cosimo, di avermi presentata e anche per questo bravissima che spero di essermi meritata, ma non è detto. Grazie Bene, buon anche lavoro a voi. Presto. grazie, a presto. Grazie anche a Luciano Garofano. Oggi abbiamo veramente un ospite particolarissimo perché abbiamo parlato nelle precedenti edizioni di Credito. Questa volta entriamo invece in un mondo molto affascinante che è quello delle investigazioni e lo facciamo con un personaggio che non ha bisogno di presentazioni perché effettivamente è molto molto conosciuto, biologo forense, ex comandante del RIS di Parma, per cui sarà una chiacchierata davvero interessante e toccheremo diversi temi di attualità.
nella sua carriera ha visto veramente di tutto, credo, forse non una pandemia. Come ha vissuto queste settimane, questi mesi così strani? Ma credo che nessuno di noi, intanto, buonasera a tutti, grazie dell'invito e dell'opportunità di scambiare un po' qualche impressione, esperienze, soprattutto queste che ormai mi accompagnano da 42 anni in questo mondo terribile, tristissimo, ma altrettanto affascinante dal punto di vista professionale. Beh, insomma, nessuno di noi si aspettava ai nostri tempi una pandemia, cioè sembrava davvero che noi potessimo gestire, affrontare tutte le malattie più o meno con qualche farmaco, risolvendole abbastanza in fretta, tranne insomma le patologie più complesse come quelle cardiache o quelle tumorali. Non pensavamo certo che un virus mettesse in ginocchio tutto il mondo. L'ho vissuto anche con la paura, devo dire, naturalmente accompagnata dal buon senso, dall'esperienza, dalla maturità. Paura perché a un certo punto le preoccupazioni nascevano dal fatto che mi sono reso conto, perché questo non me l'aspettavo, che eravamo completamente impreparati a questa cosa. E noi al nord, insomma, Parma è contigua alla Lombardia, abbiamo vissuto dei momenti veramente complessi. A un certo punto, a marzo, insomma, se ti ammalavi non c'era più un letto per te e i sanitari dovevano scegliere tra te un altro, ma senza poter puntare a qualche cosa che avesse un senso né medico né umano. E in quel momento davvero ho pensato che eravamo completamente indifesi, e quindi tutto sommato la nostra vita, lo sapevamo, ma lo abbiamo ancora una volta forse per davvero vissuto, quanto è appesa un filo e quanto siamo così veramente di passaggio. Però questo ci ha consentito anche di ragionare e di riflettere su tante cose. La cosa che mi ha colpito da uomo di scienza in negativo è che, insomma, poi abbiamo scoperto dopo che questa patologia già aveva fatto ingresso, cioè questo virus aveva già fatto ingresso in fondo nel nostro paese, probabilmente già a dicembre, forse a novembre. Addirittura io ho parlato con un pediatra che si è occupato di una stupidaggine di mia figlia e mi ha detto che lui a settembre vedeva, quando faceva le ecografie e alcune risonanze magnetiche a ragazzi, a bambini, vedeva delle polmoniti che non aveva mai visto. Allora, la cosa che mi ha molto impensierito, lo dico perché ne possiamo far tesoro per il futuro, è stato: ma perché non è stata fatta rete? Perché gli specialisti, prima i medici di base, che sono un po' le sentinelle di tutte le patologie, ma poi gli specialisti, virologi, pneumologi, infettivologi, abbiamo anche imparato delle professioni, ovvero approfondito delle specializzazioni che nemmeno conoscevamo. Perché nel momento in cui i casi aumentavano e arrivavano le informazioni dalla Cina, non hanno fatto rete per cercare di capire, e anche qui si è perso molto del tempo, quali potessero essere le terapie più efficaci e come proteggerci? Questo non vuole criticare tout court il personale sanitario, a cui va la nostra gratitudine, perché poi, se facciamo i conti oggi, noi siamo un paese che in fretta, possiamo anche criticarli tutti i provvedimenti, ma in fretta abbiamo saputo gestire una situazione drammatica, però sempre col fiatone, sempre in ritardo. Ecco, io spero che quello che è successo sia motivo per riflettere di più, perché purtroppo non voglio mettere paura a chi ci ascolta, ma da biologo dico che non sarà più la prima volta, e quindi dobbiamo fare i conti con questo tipo di chiamiamole epidemie ancora, sperando che non ci siano altre pandemie, ma allora dobbiamo fare i conti preventivamente nell'attrezzarci adeguatamente per fronteggiare queste cose che, come abbiamo visto, non è che esplodono tutte insieme, ci danno il tempo di ragionare, se abbiamo la sensibilità e la preparazione di essere pronti ad affrontarlo. Ricordo a chi ci segue che può mandare le sue domande nella chat Q&A, e al termine di questa chiacchierata raccoglieremo le domande più interessanti da sottoporre alla generale.
Io che appunto vivo in Lombardia e quindi siamo stati effettivamente nell'occhio del ciclone, sono rimasta anche molto meravigliata che dopo questi mesi che per noi sono stati particolarmente difficili psicologicamente anche, adesso è il momento degli avvisi di garanzia, delle inchieste, delle indagini. C'era da aspettarselo. Io sinceramente speravo che, come dire, si facesse un po' fronte comune per fronteggiare questo nemico che ha, diciamo, messo veramente a dura prova tutti. Ma il problema è che intanto lo abbiamo sottovalutato. Se pensiamo che il 31 gennaio sia il nostro primo ministro, sia virologi di fama dicono mondiale, perché a questo punto io mondiale lo toglierei e toglierei anche la fama. Ci hanno detto che noi eravamo indenni, che questo virus non ci avrebbe mai colpito. Quindi un po' tutti erano impreparati. L'impreparazione ha portato purtroppo ad una situazione di assoluta carenza di quei presidi che poi in quei settori in cui da sempre purtroppo c'è minore professionalità, nonostante i pazienti siano le persone più belle da seguire, mi riferisco agli RSA, cioè a quelle case che dovrebbero prevedere la cura dei nostri anziani. Beh, è chiaro che in quei contesti, purtroppo, molto peggio che non negli ospedali, i presidi non c'erano, non erano organizzati per, e a quel punto sono scattati poi gli avvisi di garanzia, perché ovviamente i familiari, oggi più che mai, ma chissà quanti ne arriveranno, hanno fatto fronte comune per denunciare situazioni veramente inenarrabili. Io non vi nascondo che ad alcuni amici che lavoravano nell'ambito sia delle organizzazioni dei soccorritori, sia in particolar modo in due RSA, io, perché vivo in questo mondo e quindi ne avevo un po' la disponibilità, ho fornito le mascherine, perché non avevano nemmeno le mascherine per potersi proteggere e proteggere poi potenziali ammalati, perché poi è successo che c'è stata una contaminazione di gruppo. Quindi paghiamo la totale disorganizzazione e la sottovalutazione veicolata anche da messaggi sbagliati. Per questo, colgo l'occasione. Non raccogliamo messaggi sbagliati come quelli di non indossare la mascherina come qualcuno ha fatto. Non ne faccio una questione politica, ci mancherebbe altro, tanto qui l'ignoranza è sia a destra che sia a sinistra, ma invece noi abbiamo l'unico modo per continuare a proteggerci è questo. Possibilmente il distanziamento, ma poi nella realtà dei fatti non è possibile. Io ho viaggiato in treni, in aereo, ho fatto riunioni nei tribunali in questi giorni. Di fatto lo sappiamo, non è possibile. In spiaggia non è possibile. Cerchiamo di assecondarla, ma soprattutto la mascherina. La mascherina ci può proteggere ancora molto, deve diventare un'abitudine fino a quando non l'avremo sconfitto, magari col vaccino, e quindi saremo finalmente liberi, ma non è per adesso. C'era qualcosa che avremmo potuto fare meglio a livello di Stato? Cioè l'Italia, tutto sommato, come ne è uscita, secondo lei, a livello internazionale? Abbiamo Ma fatto una bene, figuraccia come spesso no, facciamo? no, no, e i numeri ce lo dicono. I numeri ce lo dicono, perché rispetto agli altri paesi, poi possono essere criticati i provvedimenti dei nostri governanti. Rispetto agli altri paesi, noi abbiamo saputo affrontare una situazione che era drammatica, avevamo dei numeri incredibili. Quindi io plaudo a chi, con tutti i problemi organizzativi, perché poi io ho fatto il comandante, certo non mi sono trovato di fronte a situazioni così complesse, ma so che cosa significa organizzare, disporre, coordinare le persone. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo bruciato i tempi e i provvedimenti che sono stati presi ci hanno protetto e continuano a proteggerci rispetto a tutti gli altri paesi, anche europei, basta guardare i dati che ci circondano e che hanno dei focolai di ritorno, mentre noi ancora godiamo, e spero appunto veramente che le persone continuino ad avere sale in zucca, continuiamo ad avere una situazione che ci permette di vivere abbastanza bene, di muoverci, quasi di vivere come prima. Quindi da questo punto di vista siamo stati molto bravi e credo anche molto più puntuali nel prendere delle decisioni scomode, ma che ci hanno assolutamente protetto. E se diciamo ce la siamo cavate bene ad affronteggiare questa pandemia,
siamo invece spesso, come dire, non considerati un paese molto all'avanguardia per quel che riguarda il sistema giudiziario, sui tempi della giustizia, su questo connubio non sempre riuscito tra Stato e giustizia. Com'è la situazione? Ha anche scritto un libro su questo che si chiama La falsa giustizia. Sì, la falsa giustizia che ce l'ho qua, perché i libri si scrivono perché poi si possano leggere, eccolo qua, infinito, editrice o casa editrice, l'ho scritto con Maria Gaia Pensieri, che è una sociologa, una criminologa, una cara amica, è stata anche una mia allieva in passato. Beh, l'ho scritto perché dopo 42 anni, appunto, non l'abbiamo fatto, anche qui, insomma, è un po' il mio modo di essere. Per criticare basta. Quando si scrive, lei che fa la giornalista lo sa, sa che appunto lo si fa proprio per cercare di riflettere tutti insieme e cercare delle soluzioni. Noi abbiamo certamente una situazione organizzativa complessa, e lo diceva lei, i tempi sono inaccettabili. I tempi sono davvero inaccettabili. Sono inaccettabili anche rispetto ai provvedimenti che si prendono relativamente alla custodia, cioè al carcere. È da anni che noi sentiamo dire, no, che le carceri non ce la fanno ad ospitare una popolazione carceraria che aumenta sempre di più, e si prendono altri provvedimenti negativi, no? Come l'indulto o altri provvedimenti. L'amnistia o sconti vari o depenalizzazioni, insomma, ci barcameniamo in una situazione che è veramente molto complessa. Io credo che alla base c'è da rivedere gli organici, da rivedere le infrastrutture, soprattutto gli organici delle forze di polizia e naturalmente dell'autorità giudiziaria. Detto questo, che è un problema estremamente delicato, e che forse meriterebbe un'attenzione maggiore da parte del nostro paese, beh, devo dire che se sistemassimo questi aspetti, il nostro sistema potrebbe essere tra i migliori, perché è il più garantista. Noi siamo l'unico tra i pochi paesi che ha 3 gradi di giudizio, che abbiamo nelle sentenze le motivazioni, che significa che i giudici, per giustificare la loro decisione, devono motivare, quelle motivazioni si prestano poi a delle opposizioni, quindi ad un'attività di contrapposizione tra accusa e difesa, tra giudici e difensori, molto interessante da questo punto di vista, e che certamente, sebbene non miri e non arrivi alla perfezione, comunque tende a cercare di difendere i diritti di tutti. Il problema è che purtroppo, se hai pochi o pochi organici, le indagini vengono fatte male. L'autorità giudiziaria si sovraccarica di fascicoli, sia da un punto di vista dell'attività investigativa e quindi delle indagini preliminari, che diventano dilatatissime e lente perché appunto sono in pochi, altrettanto pochi sono i giudici, quindi si crea un collo di bottiglia che fa sì che questa giustizia è diventata ingiustizia. E naturalmente poi nel mio settore ci sono altri aspetti che con la dottoressa Pensieri abbiamo discusso e cercato di mettere all'attenzione di chi ci leggerà, di chi ci legge o ci ha già letto, nel senso di migliorare proprio le attività investigative e quelle scientifiche. Quindi anche da quel punto di vista bisognerà lavorare molto. Tra i casi a cui ha lavorato c'è per esempio il delitto di Cogna, quello di Erba, ma anche la strage di Capaci, l'attentato alla stazione di Bologna, quindi veramente degli eventi che hanno segnato profondamente sia la cronaca nera italiana sia proprio la storia dell'Italia. Ho l'impressione che l'attività investigativa in gran parte sia anche legata allo studio della psicologia umana. È così? Me lo conferma oppure non è così? No, assolutamente sì, e devo dire che insomma, senso critico anche qui vedo un uso della psicologia giuridica o investigativa che sia
troppo in ritardo nelle indagini. Nel libro, La falsa giustizia, io e la dottoressa Pensieri abbiamo dedicato molto a questo aspetto, abbiamo dedicato molto alla memoria, abbiamo dedicato molto alla testimonianza, che è un presidio estremamente importante. Se volessimo dividere, non è così, ma insomma, se volessimo dividere in due grandi filoni l'attività investigativa che poi si versa nell'attività processuale, potremmo dire che c'è tutto il filone, la fase delle prove dichiarative, le prove testimoniali, e poi c'è tutto l'aspetto, la fase, il compendio delle attività tecnico-scientifiche. Tra le tecniche possiamo mettere quelle telefoniche, per esempio, che sono diventate un grandissimo ausilio, sostituendosi anche un po' al vecchio concetto dei testimoni, perché oggi la posizione di un veicolo, il riscontro di una presenza, di un contatto, di una relazione, lo facciamo attraverso questi mezzi. E poi c'è l'attività scientifica vera e propria che riguarda l'analisi di reperti e tracce come il DNA, la balistica, le impronte papillari e così via. Però si fa poco, pochissimo ancora per migliorare la prova dichiarativa, che significa tutto quello che viene raccolto nelle sommarie informazioni testimoniali, che sono quelle che vengono fatte proprio all'inizio di una indagine, quando ancora non ci sono indagati, o se ci sono indagati attraverso gli interrogatori. E da quel punto di vista, purtroppo, tranne rarissimi casi, nessuno, né la polizia giudiziaria né il pubblico ministero si avvale della psicologia giuridica, cioè si avvale di esperti che potrebbero guidare con le tecniche proprie della psicologia nel fare delle domande intelligenti, nell'evitare di fare domande inducenti o domande suggestive, magari nel gestire quella che nella psicologia giuridica si chiama l'intervista cognitiva, quindi tutto un processo che permette di raccogliere le informazioni in maniera completa, ma anche puntando, con rispetto naturalmente delle persone che hai davanti, anche puntando a raccogliere le immagini. Perché, scusando della ripetizione, lei se l'immagina, voi ve l'immaginate quanto noi perdiamo nel momento in cui io inizio a parlare, racconto, perché mi è stata fatta una domanda, di che cosa sono stato testimone. E dall'altra parte c'è un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trascrivere, e in quella trascrizione sicuramente aggiunge soltanto la sua specifica decodifica, che significa una trasformazione, che significa un'elaborazione, che significa perdere la genuinità del mio narrato. E poi non c'è tutto quello che significa posa, che significa sudore, che significa comunque atteggiamenti dai quali un investigatore, se aiutato anche dai psicologi giuridici, potrebbe trarre delle informazioni estremamente importanti. Quindi, da questo punto di vista, la psicologia va recuperata in fretta, e dobbiamo far sì che, appunto, e grazie anche a questi incontri, a quello che abbiamo scritto nel libro, far sì che davvero possa entrare in maniera da protagonista in tutto quello che è il comparto della prova dichiarativa. Dopo tanti anni di carriera nell'attività investigativa, cosa la sorprende ancora? C'è qualcosa che, venendo in contatto anche con questo, diciamo, lato oscuro delle persone, riesce ancora a sorprenderla? Ma sa, io mi rapporto un po' agli altri specialisti, nel senso che cosa voglio dire? Noi ci confrontiamo sempre con tragedie che inevitabilmente ti coinvolgono dal punto di vista umano. Sarebbe terribile se io non vivessi delle emozioni. Però le emozioni, ecco, il mio sentirmi compatibile negli atteggiamenti con altri specialisti, viene sostituito dall'interesse, dalla voglia di dare un contributo. E io spesso mi rapporto appunto al chirurgo
Il chirurgo che si trova di fronte a una patologia complessa e che fa? Nel momento in cui si trova a dover decidere cosa fare, si ritrae? No, si cala rispetto a quella che è la sua esperienza, si cala rispetto a quello che è il caso e cerca di fare il suo, di dare il suo contributo migliore per poter risolvere quella patologia. Per noi, per me è la stessa cosa. Metto da parte l'aspetto emotivo, che poi magari ritornerà successivamente, e cerco di operare al meglio delle mie possibilità, e così l'ho fatto con i miei collaboratori di ieri e di oggi. Non ho più il RIS, ma naturalmente, siccome la ritengo una strategia vincente, normalmente formo dei team, e attraverso i team questo mi permette di lavorare e affrontare casi complessi. Allora, in questo modo, affrontandole in questo modo, poi cerco di dare delle risposte. La parte emotiva viene messa veramente di lato e dai spazio a tutto quello che fa parte della tua esperienza e delle tue competenze per poter dare un contributo. Per questo, e nel libro ne facciamo molto, ci rivolgiamo molto a questo aspetto, per questo devo dire, ancora vedo molto carente l'attività sulla scena del crimine. Cioè, se da una parte noi siamo molto migliorati nelle tecniche scientifiche, poi abbiamo visto, non le usiamo come nella psicologia giuridica, però nell'approccio sulla scena siamo ancora molto carenti. Siamo carenti soprattutto in quell'approccio iniziale, che vede chi? I soccorritori, che vede la prima pattuglia della Polizia di Stato o dei Carabinieri. Ecco, da quel punto di vista ancora siamo frettolosi, siamo disorganizzati, e quell'approccio può creare dei danni incredibili. Quindi anche da quel punto di vista bisogna lavorare molto nella formazione per cercare di migliorare, che anche quell'intervento sia fatto attraverso delle linee guida, con dei compiti precisi, con delle regole precise, per non contaminare e distruggere una scena che ci può dire moltissimo, oggi più che mai, rispetto a ieri, in funzione di tecniche che ci consentono di mettere in risalto, di individuare anche le tracce invisibili, come il sangue, per esempio, lavato. No? E questo è un po' anche il tema dell'ultima fatica letteraria, la scena del crimine, che è un vero e proprio manuale. Sì, anche questo ce l'ho, perché anche questo bisogna che lo mostri. Questo l'ho fatto con un collega, un amico, con Franco Morizio, che è stato il comandante della polizia locale di Lecco, che ha fatto molta attività di polizia giudiziaria, e a un certo punto di manuali ce ne sono tanti, però ci siamo calati su tre filoni di indagine. Uno è gli incidenti o gli omicidi o le lesioni stradali, quindi tutto il comparto che riguarda gli incidenti stradali, che uccide più di 10 volte di quanto non uccide il coltello o la pistola, quindi molti più omicidi stradali rispetto all'omicidio convenzionale, 3.000 contro i 400 casi convenzionali. Poi ci siamo dedicati agli incidenti sul lavoro e agli incidenti domestici. Anche lì la casistica è estremamente elevata, e il brutto, la contraddizione, è che questi, un po' meno gli incidenti stradali, ma gli incidenti sul lavoro e gli incidenti domestici, soprattutto gli incidenti sul lavoro, spesso registrano degli interventi da parte del capo dello Stato, perché sono casi in cui c'è poca attenzione anche nel fare delle indagini. Allora ci siamo dedicati a questi tre filoni di casi criminali, non pensando soltanto a dare dei consigli dal punto di vista tecnico-scientifico, ma che sono essenziali, lo sono proprio perché, come dicevo prima, la scena di quell'evento può essere un incidente, detto che sia un crimine, è veramente terra di nessuno, è veramente qualcosa in cui c'è tantissima superficialità. Ma l'abbiamo fatto anche dando dei consigli per quelle che sono le indagini tradizionali, mettendo nel manuale, che è di Halley, non l'ho detto, Halley Informatica, mettendo nel manuale anche tutta una ricca dotazione di manualistica, quindi di suggerimenti di come condurre le indagini tradizionali, proprio perché fossero a disposizione
di tutta la polizia giudiziaria, ma in particolar modo di chi? Di tutti coloro che oggi lavorano presso la polizia locale e che, se riflettiamo un attimino, stanno sempre di più integrando le forze di polizia, diciamo, di serie A. Poi non mi piace parlare di serie A o di serie B, però abbiamo sempre pensato che la polizia giudiziaria fosse carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. Poi la guardia di finanza ha compiti specifici. Beh, oggi la polizia locale sta crescendo molto e per fortuna sta sopperendo anche a quelle carenze di organico che dicevamo prima. Quindi intervengono sugli scenari di incidenti stradali, soprattutto di incidenti sul lavoro, di incidenti domestici. Gli abbiamo dato uno strumento che possa essere appunto un vademecum in tutti i sensi a 360 gradi per non sbagliare, perché se si sbaglia, quella giustizia di cui parlavamo prima purtroppo non verrà mai raggiunta. Si può fare di più per arginare delle piaghe sociali, che vedo sempre dei numeri che mi terrorizzano, che sono per esempio il femminicidio, che ovviamente mi tocca in quanto donna, e quindi anche oggi a Milano abbiamo avuto notizie decisamente terrificanti, e tutte le volte che le leggo o magari le devo pubblicare e scrivere mi vengono i brividi. C'è qualcosa che possiamo fare per arginare questo fenomeno terribile? Ma sicuramente sì. E certamente non possiamo e non dobbiamo farlo soltanto da un punto di vista repressivo. In questi fenomeni, come la violenza di genere, se interviene il codice, dobbiamo dichiararci sconfitti. E allora io credo, e credo che lei, nella sua sensibilità di donna, possa condividere questo aspetto, credo che dobbiamo farlo molto nell'attività preventiva, nell'attività educativa. Noi dobbiamo educare i nostri giovani al rispetto, alla solidarietà, all'altruismo. Parole che, se ci guardiamo intorno, spesso vediamo bistrattate, dimenticate, calpestate. Quindi dobbiamo lavorare molto su questo. Anche su questo io ho scritto un libro che è diventato... Oggi sto mostrando tutta la mia biblioteca, però... Lei mi capisce, si scrive proprio per questo, anche questo è di Infinite Edizioni, I labirinti del male, e l'ho scritto perché ho una figlia, ultima mia figlia ha 17 anni, quindi normalmente, come dicevo, mi occupo a valle, no? Delle problematiche. Ho sentito proprio dentro di me la voglia di fare qualche cosa anche a monte, cioè nella prevenzione, e vedo anche qui, con tutto il rispetto per le problematiche che riguardano il nostro attuale momento e quindi la società, le famiglie, vedo veramente tantissimi problemi all'interno delle famiglie. Quindi, pur nel rispetto di questo, io spero che almeno venga fuori il dovere di genitore, e al di là delle divisioni, dei contrasti che possono esserci in una coppia, che si pensi ai figli. I figli hanno bisogno di esempio, hanno bisogno di riferimenti, i nostri ragazzi non hanno più riferimenti. E quindi, oltre ad un'azione educatrice sana, ma anche concreta, coerente, dell'una e dell'altra, o comunque, insomma, dei genitori, si punti anche a una collaborazione che non vedo più tra scuola e famiglia. Perché chi è che osserva i nostri ragazzi crescere? Genitori e la scuola, ma non c'è collaborazione. Allora, se ci fosse più collaborazione tra scuola e famiglia, veramente questa azione di prevenzione sarebbe a 360 gradi. E quindi anche in questo, peraltro c'è adesso anche oltre il codice rosso, c'è una riforma sulla legge sul bullismo e il cyberbullismo che vuole veramente mettere mano a questi aspetti. Un'azione che proprio coinvolga genitori, famiglie, studenti in un qualche cosa che li tuteli e che richiami ai nostri doveri di adulti, che spesso dimentichiamo un po', diciamocelo pure. Non è colpa dei ragazzi, non è colpa dei ragazzi, non è colpa di chi violenta o comunque aggredisce, è colpa di noi adulti che non abbiamo saputo intercettare i malesseri e non abbiamo saputo trasformarli in un'azione educatrice efficace. Prima ho citato alcuni dei casi a cui ha lavorato e ero rimasta molto anche colpita dal fatto che
avesse parlato che quando appunto affronta un caso deve, come dire, staccarsi dal punto di vista emotivo. Però immagino che ci sia un caso che l'ha colpita particolarmente. Beh, sì, tanti, tanti. Tanti, tantissimi, alcuni non andranno mai via perché hanno segnato anche la mia vita e l'hanno segnata rispetto anche alla storia della mia vita, all'età dei miei figli, a quello che facevo e così via. Credo che il caso che nel quale non ho trovato, perché insomma poi alla fine trovi sempre un perché, lo trovi. C'erano dei contrasti, c'erano delle acredini, c'era una situazione patologica dell'uno o dell'altro, no? Dico vittima e aggressore. C'è sempre un motivo, sebbene devo dire che spesso si uccide anche in maniera terribilmente banale, però alla base c'era sempre, no? Un focolaio che poi è esploso. Ma uno dei casi che veramente anche nelle modalità, non solo nella tipologia delle vittime, ma anche nella modalità con cui è stato declinato, al quale, come dicevo, non sono riuscito a dare una spiegazione, è il duplice omicidio di Novi Ligure, cioè l'omicidio della signora Cassini e del figlio di Gianluca, da parte, come ricorderà, come ricorderete, da parte di due adolescenti. Erika e Omer, cioè la sorella e il fidanzato della sorella o la figlia della signora Cassini. Perché come si fa ad uccidere un ragazzino di 12 anni inseguendolo per tutta casa, accoltellandolo in maniera ma veramente disumana e poi a fronte della sua vitalità affogarlo nella vasca da bagno di casa, dove hai vissuto dei momenti di amore, di condivisione, di... Ecco, quello veramente mi è rimasto più di tutti gli altri, più dei grandi casi, Donato Bilancia, Cogne, che è un'altra tragedia familiare, ma che aveva una spiegazione. Ma gli altri casi, bene o male, ho trovato una risposta. Per questo veramente non l'ho trovata. Non l'ho trovata e mi ha seguito e ancora mi segue per tutta la vita. Cosa scatta secondo lei nella mente umana per arrivare a fare delle azioni e dei gesti così tragici, così estremi? Cioè è difficile riuscire a capire. Tra altre cose, spesso i casi di cronaca ci parlano di persone insospettabili. Apparentemente insospettabili, apparentemente insospettabili. Direi che, beh, insomma, la mente umana è di una variabilità incredibile. Noi, basta guardarci intorno, basta anche interrogarci per capire quanto noi stessi non ci conosciamo spesso fino in fondo. Peraltro, il malessere nella società negli ultimi tempi è cresciuto terribilmente per tanti fattori, a cui anche la pandemia ha aggiunto altre negatività. Un posto di lavoro che non si trova, dei salari che non consentono di far fronte alla fine del mese alle nostre necessità, a tantissime, tantissime situazioni che acuiscono spesso delle caratteristiche personologiche di sensibilità, di fragilità che in altri vengono affrontate in maniera adeguata e per alcuni invece non trovano una soluzione. E quindi ci sono momenti di rabbia che se non ben gestiti possono portare nella reciproca discussione che può nascere all'interno di una coppia, di un gruppo, di persone, possono portare a degli atti che poi immediatamente sono seguiti dal pentimento, proprio perché ti rendi conto che sono situazioni che hanno avuto uno sviluppo particolare in alcune persone, ripeto, che forse andavano intercettate, ma che purtroppo invece non hanno avuto questa possibilità. E qui ancora una volta risottolineo l'importanza della psicologia. Io vedo in tantissime situazioni nelle quali si pensa ancora che la psicologia o lo psicologo sia, no, il medico dei matti. Lo dico proprio per estremizzare questo concetto. Insomma, se c'ho un mal di pancia vado dall'internista. Se
se ho delle difficoltà, delle tensioni, delle ansie, se non sto bene con me stesso, ma perché non andare dallo psicologo? Ma quale vergogna ci può essere, anzi un pregio, rivolgersi ad un esperto che possa guidarci in qualche cosa per la quale noi non riusciamo a trovare una soluzione? Ecco, anche qui vede, se i genitori sono un po' più attenti e meno distratti, pur lo voglio sottolineare nelle difficoltà, perché capisco che se uno esce la mattina presto e torna la sera perché deve sbarcare il lunario, dice ma come fa, no? Poi ad occuparsi dell'educazione, anche qui farei un passo indietro e direi ma nessuno ci obbliga a fare dei figli, se li facciamo magari prima cerchiamo un po' di capire se abbiamo le possibilità per farli crescere serenamente. Non è un gioco fare un figlio, è piacevolissimo, ma poi ci impegna a seguirlo in maniera adeguata. Quindi da questo punto di vista dico, se anche i genitori, torno ai genitori, alla scuola, se anche lì i malesseri potessero essere intercettati e quindi si potesse poi avviare ad un percorso nelle scuole, c'è lo psicologo anche qui, forse, dico, ripeto anche qui molte volte, ma anche qui le scuole dovrebbero dotarsi di altri professionisti, noi abbiamo bisogno di questo ausilio, beh, allora potremmo intercettare questi malesseri e affrontarli prima che diventino poi delle situazioni così complesse da portare poi ad esplosioni di rabbia, di ansia, di rancore, di aggressività che vediamo in fatti delittuosi che a valle, che a monte avevano situazioni mai risolte. Naturalmente non parlo poi delle dipendenze, perché le dipendenze sono una patologia completamente diversa, come la dipendenza da alcol, da sostanze stupefacenti, che sono il veicolo poi, no? Come dire, più facile per arrivare anche ad azioni così gravi e aggressive come quella di un ferimento, di lesioni o di, addirittura di un omicidio. Mi pare che comunque ci sia da aspettarsi un aumento di questa aggressività dopo questa pandemia. Beh sì, è aumentato il disagio, sicuramente, quindi da questo punto di vista ce lo dobbiamo aspettare. Per questo credo che insomma anche la gestione della pandemia, la gestione della post-pandemia e inevitabilmente anche, perché diciamocelo, con l'autunno noi ci dobbiamo aspettare un aumento di ritorno. Probabilmente non sarà come quello che abbiamo avuto a marzo, anzi sicuramente, ma il coronavirus è un virus influenzale. E quindi, come tutti i virus influenzali, con l'avvio dell'autunno ci sarà una recrudescenza. E quindi anche da questo punto di vista io spero che i nostri governanti siano talmente illuminati da gestire compatibilmente con quella che è una situazione complessa un po' l'organizzazione della nostra società, delle attività produttive, del lavoro e così via, affinché non si creino ulteriori problemi appunto anche di lavoro, di impiego e tutto quello che sta succedendo, che non fanno altro che peggiorare poi le situazioni singole e personali. Mi pare anche che ci sia un po' la ricerca del nemico, cioè come se dovessimo sempre proteggerci da qualcuno o qualcosa. È forse per una nostra paura, però, una paura diffusa, quasi sociale. E beh, sai, quando sei minacciato, le minacce sono di vario genere, poi piano piano, istintivamente, non fai altro che difenderti. E spesso, diciamo che la percezione del pericolo, voglio dire, non ha poi dei riscontri obiettivi. Io vengo al mio campo. Abbiamo paura appunto di essere aggrediti, abbiamo paura che qualcuno ci possa far del male. Beh, insomma, negli omicidi, per esempio, i numeri ci dicono totalmente il contrario. Perché? Pensi che nel 1991 noi avevamo circa 2000 omicidi l'anno. Adesso, come dicevo prima, sono meno di 400. Significa che lo Stato ha saputo fare qualche cosa. Se però vai a chiedere alla gente se si sente più sicura, la risposta è negativa. Non si sente più sicura. Allora, anche in questo, io credo che l'informazione ha un ruolo, lo ha anche nella violenza di genere, come si dice. L'informazione ha un ruolo, e noi che siamo, io come lei, come tutti coloro che hanno comunque una veste pubblica, hanno questo privilegio di poter esprimersi,
verso l'esterno, hanno anche un dovere, quello di dare delle informazioni corrette. Spesso si incide negativamente nell'amplificare i casi delittuosi, e queste sono le persone che poi distrattamente seguono le informazioni. E oggi, come sa, poca gente legge il giornale, poca gente legge le sentenze, poca gente approfondisce. Che cosa fa? Va sulla rete e si legge quelle quattro notizie perché è più facile. Ma ci dobbiamo chiedere, quelle quattro notizie sono esaustive? Quelle quattro notizie sono complete? E allora tu percepisci quello e interiorizzi quello che leggi, ma spesso quello che leggi non corrisponde alla realtà e naturalmente ti preoccupi. E quindi poi senti la necessità di doverti difendere. Quindi io invito tutti ad approfondire bene i temi, anche quello della pandemia, che devo dire nell'informazione iniziale non è stato gestito bene. A me quel resoconto di ogni giorno non mi piaceva assolutamente, era il bollettino veramente terribile. Avrei fatto un tipo diverso di informazione, così come non ho gradito il fatto che alcuni scienziati di tutto rispetto, insomma, ci abbiano detto, ritorno un po' all'inizio, ci abbiano detto: beh, non osserviamo più malati come prima, le nostre terapie intensive si sono liberate. E allora le persone più semplici che dicono: ah, è finita, grazie, via, ale, possiamo. Quindi ecco, i temi vanno, secondo me, a chi ha il privilegio di parlare pubblicamente, di essere molto cauto nel misurare le parole in tutti i settori, e a chi ascolta di approfondire i temi per avere una percezione adeguata di quella che è la situazione nei diversi settori. Si è fatto anche un ampio, come dire, un ampio ricorso a un linguaggio bellico, soprattutto nel primo periodo. Per cui sembrava veramente che dovessimo vincere una guerra, una battaglia, e questo forse ha creato ancora più paura, ancora più ansia nelle persone. Eh beh, certo, in quel momento, ma anche io l'ho vissuta così, poi essendo una persona di una certa età, con una certa cultura, una certa maturità, l'ho saputa gestire, però corrispondeva al vero, perché a un certo punto, se ci pensiamo, i medici non conoscevano, non avevano idea di quale terapia potesse essere utile. E qui gliene faccio una colpa, nei termini che ci siamo detti. I nostri ospedali, per una politica veramente terribile fatta negli ultimi anni, erano stati completamente depauperati di posti letto, comunque erano stati fortemente ridimensionati, e quindi non avevano la capacità di affrontare qualcosa che, con la quale dobbiamo fare i conti, non c'è niente da fare. E quindi è chiaro che veramente dovevamo vincere una guerra. Per certi versi tante battaglie le abbiamo vinte, non abbiamo vinto la guerra, e per questo dico l'elmetto portiamolo ancora, c'è la mascherina, portiamola ancora, ma facciamone tesoro. Il problema, la paura. La paura che io ho, e che poi una volta risolto, è un po' questo fatto di queste riunioni tipo Movide o in spiaggia, assolutamente prive di qualsiasi senso di responsabilità, mi fanno un po' paura, perché sono i sintomi appunto del fatto che noi non facciamo tesoro di quello che abbiamo vissuto, e invece dobbiamo farlo. E non deve essere la paura a farlo, deve essere il raziocinio. Cioè noi dobbiamo, col nostro raziocinio e con la nostra maturità, valutare bene le situazioni e fare tesoro per capire poi come affrontarle successivamente. Se no, ogni volta è una guerra, ma è una guerra, con tutto il rispetto per quell'eroe, all'Enrico Toti, che andava alla battaglia con le stampelle. Certo, con le stampelle non vai da nessuna parte. Quindi cerchiamo di organizzarci prima, bene, e poi affrontiamo. Tornando all'attività investigativa, che poi spesso è anche utilizzata in ambito aziendale, può andare di pari passo con la privacy? In che senso? Nel senso che, appunto, quando si fanno delle indagini, sembra quasi che tutti i nostri dati possano essere consultati serenamente. E questa cosa qui, personalmente, da privata cittadina, mi inquieta un po'. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, però anche qui c'è una dicotomia e un contrasto terribile, perché, allora, vediamo prima quello che io come lei vorrei tutelare.
la fase delle indagini preliminari dovrebbe essere una fase talmente protetta e non dovrebbe uscire nulla. Non dovrebbe uscire nemmeno, come si dice, quelle veline che poi a noi giornalisti, perché anch'io sono un pubblicista, ma non scrivo queste cose, ci permettono di pubblicare alcuni particolari. La fase delle indagini preliminari dovrebbe rimanere talmente riservata che non dovrebbe uscire niente, e come fanno tanti altri paesi, dovrebbe essere il procuratore della Repubblica o chi ha la responsabilità del fascicolo di filtrare solamente delle informazioni complessive a tutela naturalmente sia delle vittime e sia degli indagati. E invece da noi veramente no, si dice di tutto e di più, ed è stato fatto un abuso soprattutto delle intercettazioni telefoniche, anche perché le intercettazioni telefoniche, se riferite parzialmente, ci rappresentano una realtà completamente differente, ma questo è normale in qualsiasi testo. Se io riferisco soltanto alcune parole rispetto a tutto un discorso, mi faccio una realtà completamente differente. Quindi da questo punto di vista bisogna essere molto attenti. Il contrasto però che io vedo è poi sulla diffusione che noi abbiamo dei nostri dati personali, perché ormai qualsiasi app ci costringe a dire tutto di noi: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, mail e altro. E allora sanno tutto, i nostri gusti, cosa abbiamo comprato, cosa stiamo cercando. Ma lei ha visto che basta che io cerco qualcosa sulla rete, una t-shirt perché comunque voglio acquistarla in quel modo, che su tutti i miei social mi ritrovo poi le aziende di t-shirt che mi suggeriscono. Altro che privacy. Allora, anche da questo punto di vista, e su questo anche i gestori dei social dovrebbero essere coinvolti molto di più. Non mi sta bene che loro siano delle organizzazioni che ci hanno dato questa possibilità, per certi versi positiva, meravigliosa, quindi dei promotori questo tipo di dialogo, però poi non siano gli stessi che siano responsabili nel momento in cui è necessario risalire a quelle persone che magari veicolano messaggi o testi infamanti, volgari, violenti, o giochi o video. E qualche... Lei lo sa, una delle problematiche più grandi, che è stato un po' il perché la legge sul cyberbullismo sarà rivista, è che sì, dice la cancellazione di quei contenuti, ma quando? Ma quando mai? Ma non è impossibile. E quando ti rivolgi poi al gestore Facebook negli Stati Uniti o di altri social, ma sì, ti rispondono, ma solo parzialmente. Insomma, quei contenuti non vengono mai rimossi. Quindi da questo punto di vista, sulla privacy bisognerebbe agire prioritariamente, come dice lei, in ambito investigativo, ma anche su tutto quello che poi coinvolge la nostra vita privata e le nostre relazioni. Prima di leggere alcune domande che sono arrivate, sì, da chi ci segue, sì, ho una curiosità. 42 anni di lavoro, c'è qualcosa che se potesse tornare indietro farebbe in modo diverso o non rifarebbe? No, rifarei tutto e vorrei un allungamento della mia vita, che so che non può essere concesso, perché, ma lo dico spesso pubblicamente, non solamente oggi per farmi bello come sembrerebbe, ma io mi sento un privilegiato perché ho scelto questa attività per caso, perché non volevo nemmeno fare il servizio militare, perché volevo fare il biologo, e quindi mi rivolsi a mio padre affinché mi aiutasse a non farlo. Mio padre è un ufficiale dei carabinieri, questo sembrerebbe anche un po' contrastare quello che no, in fondo sono le regole. Come un ufficiale dei carabinieri hai chiesto di non farti fare il militare? Sì, io a mio padre gli dissi: papà, insomma, se c'è un modo per evitarlo, io voglio fare il ricercatore. Poi mio papà mi lasciò, insomma, per una serie di motivi che qui non vi racconto. Io poi sono entrato nell'arma dei carabinieri, ma per fare il servizio militare che non volevo fare, e ho scoperto che c'era un RIS embrionale, una struttura che allora era appena nata, della quale percepire forti potenzialità. È stata una scoperta, ed è stata la mia vita professionale, per cui sottoscriverei di nuovo tutto quello che ho fatto,
e spero ancora di poter dare un contributo per far crescere questo settore, perché mi sono reso conto quanto in realtà può essere non d'ausilio, ma fondamentale, protagonista in quella giustizia che in realtà spesso facciamo fatica. Però l'appello che voglio fare è anche alla professionalità, perché adesso ci si è innamorati delle scienze forensi e della criminologia, e spesso io mi confronto con persone che purtroppo magari hanno una buona preparazione teorica, perché esiste un'offerta di corsi incredibile, tutti fanno corsi di criminologia, le università ma anche organizzazioni private, e spesso noi formiamo dei mostri, anzi loro formano dei mostri. E allora da questo punto di vista bisogna essere attenti. Io invito intanto a chi organizza i corsi a pensare quanto è delicato quello che fanno e che noi abbiamo a che fare con delle tragedie umane, e a chi li sceglie, avvocati o magistrati, a verificare molto i curricula, a verificare la preparazione, perché visto che il nostro ruolo è diventato sempre più fondamentale, è bene che nel circuito noi mettiamo persone preparate, altrimenti altro che giustizia, ma davvero ingiustizia, e soprattutto creare delle aspettative nei familiari delle vittime o anche in un indagato che poi diventa imputato e che magari è innocente, delle aspettative che invece sono basate su assoluta impreparazione. Quindi da questo punto di vista io spero che si faccia anche qui chiarezza, perché vedo una situazione molto, molto complessa e molti millantatori che si muovono nel mio settore. Anche perché adesso c'è risalto mediatico di alcune figure che lavorano proprio in questi settori, perché effettivamente c'è una certa attenzione da parte del pubblico, quindi anche questo affascina. No, e le dico che siccome appunto affascina, tutte le trasmissioni dalla mattina alla sera parlano ovviamente di cronaca nera, che poi in fondo è la vita, no? di tutti i giorni, beh, le dico con terrore e anche con preoccupazione che bastano 3, 4, 5 comparsate in televisione per formare il più bravo degli esperti, un esperto mondiale, e che vale molto più della laurea o del tuo curricula. E questo è il rischio a cui io mi riferivo. Perché poi li vedo in dibattimento o nei casi scrivere, leggo quello che scrivono, e veramente c'è da preoccuparsi. Perché poi anche coloro che li assoldano, li arruolano, per usare un termine insomma un po' più carino, non se ne rendono conto. Perché l'equazione è semplice: l'ho visto o l'ho vista in televisione, quindi se sta in televisione è un esperto o un'esperta. Ma quando mai? Non è vero. Ha magari, come dicevo, una bellissima preparazione teorica, persona capace di parlare, quindi anche di proporsi, ma dietro non c'è niente, soprattutto non c'è l'esperienza. L'invito che faccio è: guardate soprattutto l'esperienza, guardate soprattutto gli anni e che cosa ha fatto questa persona prima, perché non basta occuparsene su un giornale o su una rubrica per essere degli esperti, quelli sono capaci tutti. Diciamo che la meritocrazia è spesso un miraggio, quindi c'è un meccanismo che non funziona. Veniamo alle domande di chi ci sta seguendo. Allora, Lorella ci chiede: alla luce di quanto fin qui conosciuto, poiché la mutazione del virus è un evento sempre possibile, che copertura potrebbe garantire un ipotetico vaccino? Beh, forse questa è una domanda più medica che non... Sì, ma però da biologo posso rispondere, rispondo analogamente a quello che si fa con l'influenza. Sappiamo che il vaccino dell'influenza non copre al 100%, però normalmente la parte superficiale del virus su cui normalmente si fondano i vaccini ci garantisce che la copertura sia ampia. Quindi non illudiamoci che il vaccino ci dà la corazza per cui io vado e in qualsiasi paese e sono indenne. Ce la darà. L'invito, come farò anche io, come ho fatto l'anno scorso, è quello, per chi è più sensibile, magari per più grandicello come me, di vaccinarsi anche per l'influenza, in modo tale che anche quella copertura sia garantita. Però se effettivamente ci sarà quel vaccino, la copertura è ampia. La mutazione sarà sempre quel quid in più di scopertura, di scoperto, ma facciamolo se c'è, insomma, siamo molto più tranquilli.
Giada ci chiede, volevo chiederle una curiosità, quale noto caso della cronaca nera italiana le sarebbe piaciuto poter seguire tra il caso del mostro di Firenze, la scomparsa di Emanuela Orlandi o il caso di Simonetta Cesaroni e come mai? Allora, ne ha elencati tre di cui io mi sono occupato, perché di Simonetta Cesaroni mi sono occupato e del mostro di Firenze pure, non di Emanuela Orlandi, ma io li farei tutti, però poi c'è un limite umano e non te ne puoi occupare, ma tutti i casi sono estremamente interessanti. Il problema è che sconti naturalmente le possibilità. Quando io mi sono occupato del mostro di Firenze, su quale forse tornerò, questa è una, come dire... qualcosa che vi dico adesso, forse tornerò per una serie di motivi. Quando me ne sono occupato negli anni 80, eravamo completamente disarmati dal punto di vista scientifico, quindi abbiamo fatto quello che potevamo. Magari in molti casi sarebbe bello riaprirli, e per esempio uno dei casi, dei cold case che, di cui mi sono occupato insieme alla professoressa Volpini dell'Università di Roma, è stato l'omicidio di Simonetta, di Serena Mollicone. Quello è un cold case che ci ha visto impegnarci, naturalmente lavorando su quello che poi attualmente potevamo proporre. E in effetti sapete che, per carità, siamo all'inizio di un processo, ma sono stati rinviati a giudizio il comandante della stazione Carabinieri di Arce, la moglie, il figlio, alcuni suoi collaboratori, dei quali dobbiamo presumere l'innocenza, però dal nulla siamo arrivati ad una base che potrebbe avere uno sviluppo per arrivare alla verità. Ecco, forse di molti casi che non hanno avuto una soluzione mi piacerebbe occuparmi. Anche perché forse adesso abbiamo delle tecniche scientifiche diverse, sì, per poter avere allora, risposte. Allora, questa è una bella riflessione. Sì, il problema qual è però? Che, allora, intanto la rivisitazione di un caso alla luce dell'esperienza può sempre, può, non è detto che lo faccia, produrre nuove idee e quindi portare a dei risultati da proporre. Il problema scientifico però ha un limite. Esistono ancora in quei casi reperti e tracce da poter analizzare? Perché se ci sono, sì, ma se non c'è più niente, perché o sono stati dispersi o sono stati distrutti, perché noi abbiamo nella cronaca anche dei casi in cui i reperti sono stati distrutti, e allora le nuove tecniche purtroppo non hanno un terreno su cui potersi applicare. Altra domanda, si ritorna a parlare di coronavirus, perché nelle raccomandazioni sulle linee guida da tenere all'inizio dell'emergenza si è consigliato di non eseguire le autopsie? Non credo che ciò abbia aggravato il bilancio dei decessi? Assolutamente sì, questo è un limite, un ulteriore limite, ma che fa parte di quel caos in cui in quel momento tutta l'autorità sanitaria si trovava. E ovviamente dico, in parte li giustifico, un po' tutti, io ho medici legali che facevano i medici, cioè che chirurghi che andavano nei reparti Covid. Abbiamo tutti assistito a un ridimensionamento della medicina per tutte le altre patologie, perché tutti si sono dovuti concentrare nel combattere il Covid. Tant'è vero che molte persone sono morte anche di quelle patologie che in quel momento non trovavano una cura. Assolutamente sì, e questo è stato un altro errore, perché se ai primi segnali, parlo di dicembre, di gennaio, ma anche di febbraio, noi avessimo fatto le autopsie, ci saremmo resi conto che non erano dei polmoniti, ma che erano appunto delle patologie ben diverse che avrebbero ispirato poi un recupero terapeutico. Appunto, facciamone tesoro. Purtroppo non sono state fatte.
Giada chiede quale caso ha seguito e da investigatore che l'ha segnata di più e come mai, mi sembra che ne abbiamo già parlato durante l'intervista, quindi Parliamo di procediamo. uno positivo, parliamo di uno Sì, positivo, nel ecco, senso ottimo. di Donato Bilancio, il più grande serial killer italiano, che tra il 97 e il 98 ha ucciso 17 persone, in poco più di 6 mesi. Beh, quella è stata un'indagine magistrale, ma non perché l'abbiamo fatta noi, dico noi perché, non per la prima volta, ma direi che in maniera forse, pressoché esclusiva, perché anche oggi non vedo scattare questa sinergia. Allora, veramente, l'arma territoriale che seguiva tutti i casi e noi del RIS, dico, abbiamo lavorato in parallelo ma incrociandoci di volta in volta. Quindi questa sinergia, come si dice, questa osmosi operativa, ha fatto sì che veramente tutte le informazioni reciprocamente potessero essere elaborate per portare poi a delle scelte di indagine tradizionale o di indagine scientifica. E l'abbiamo risolto in 40 giorni. Cioè, noi siamo partiti all'inizio di marzo, no, il 20 di marzo, e i primi di maggio, io il 5 maggio, che tra l'altro è il mio compleanno, il 5 maggio io ero davanti al sequenziatore per vedere il profilo di DNA che poi si dimostrerà essere quello di Donato Bilancia e che univa più omicidi che avevano una radice completamente differente. Chi ci sente sa, magari si interessa di queste cose, che se Donato Bilancia fosse stato affrontato soltanto dai criminal profilers, non l'avrebbero mai beccato, perché è l'omicida con la maggiore variabilità e diversità delle vittime, così dimostrando che tutte le discipline vanno utilizzate, ma che nessuna può essere considerata vincente. Ecco l'integrazione quanto è importante. Fondamentale. Lorella chiede chi decida le modalità per la formazione del personale che per primo arriva sulla scena del crimine. Beh, ci dovrebbero essere delle linee guida che purtroppo non ci sono. So che chi ci ascolta rimarrà allibito, ma c'è adesso un tentativo sia della Polizia di Stato sia dei Carabinieri di normalizzare questi interventi, ma fino adesso diciamo che si è andati avanti con l'esperienza, con quello che era il sapere delle persone che intervenivano. Certo, se intervenivano in RIS o la Polizia Scientifica, loro sì che agivano attraverso linee guida, ma spesso un caso delittuoso avviene nella provincia. Interviene la stazione carabinieri oppure il piccolo commissariato e quel personale non ha la preparazione. Ecco, ci si sta mettendo mano e come dicevo, è veramente qualcosa che io aspetto con grandissima ansia perché tantissimi anni che mi adopero per cercare di segnalare che proprio quel settore, come dicevamo prima, è il più in ritardo, quindi diciamo che tra qualche anno, ma ben presto, noi dovremmo avere personale che sa fino a dove, da dove a dove, come e perché e con che cosa intervenire, quali sono le responsabilità, perché naturalmente si fraziona a secondo il livello degli investigatori. Piera chiede, quali sono i suggerimenti che lei può dare circa la gestione ex post dell'aspetto emotivo delle attività degli inquirenti, consulenti e simili nei casi più eclatanti e dal grande impatto mediatico, e quindi con una grossa pressione pubblica? Ma io l'ho avuta le pressioni, devo dire, mi reputo una persona normalissima, anzi con le mie fragilità, i miei problemi come tutti. Io l'ho avuta le pressioni. L'importante è seguire il proprio obiettivo professionale, cioè calarsi in quello che è il proprio compito, non curandosi o lasciandoli da parte, perché magari sono interlocutori che meritano anche delle risposte. Quello che può essere l'interesse altrui e quindi non ridimensionare la portata, la professionalità, l'esaustività di quello che si sta facendo, pensando che l'obiettivo che noi stiamo seguendo è dare un contributo di giustizia a chi la chiede. E per me non è tanto chi mi incarica, ma
L'obiettivo non è di chi mi incarica, che può essere l'autorità giudiziaria o il difensore. L'obiettivo è quello di dare un contributo alla giustizia. Se questo è veramente l'obiettivo, tutto il resto no, viene messo da parte e non mi preoccupa. E tant'è vero che, ripeto, Cogne, Donato Bilancia, cioè io ricevo telefonate tutti i giorni, perché Donato Bilancia uccideva sui treni, uccideva la passante che vedeva, si invaghiva patologicamente di questa persona, entrava nel bagno e lo uccideva. Quindi la necessità per prima la sentivamo noi, ma non abbiamo mai deviato da quella che doveva essere l'attenzione a fare indagini che poi ci portavano a dei risultati. Quindi concentrarsi sull'obiettivo e lasciare da parte chi, magari anche per scopi non proprio ideali, ci preme per avere notizie o ottenere risultati. Perfetto, abbiamo risposto alle curiosità di chi ci segue. E io ringrazio tantissimo Luciano Garofano per averci dedicato quest'ora molto 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 interessante. Per me è stato veramente piacevole ascoltarla parlare di questi casi così, come dire, importanti, di cui tra altre cose noi cittadini conosciamo tutto sommato poco, quindi sì. A maggior ragione vedere il, come dire, quel che c'è dietro la scena del crimine diventa ancora più interessante. E allora mi permetta di ringraziare io a lei, a Deborah Bionda, per questa conduzione veramente simpatica e dotta, e Stop Secret e tutti coloro che insomma hanno consentito quest'oretta di chiacchiere, ma credo e spero interessanti. I libri ve li ho suggeriti, non li ripasso perché sennò sarei veramente un marchettaro, però insomma, per approfondire tutto questo ci abbiamo messo tanto impegno, fatelo se volete acquistando i libri. Direi che vale la pena approfondire. Grazie Luciano di essere stato con noi. Io ringrazio chi ci ha seguito sulla piattaforma di Stop Secret, ma anche sui social network, quindi sulla pagina Facebook di Stop Secret e sulla pagina Facebook dell'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Grazie di averci ospitato, tra l'altro. L'appuntamento con Un'ora con è il 3 settembre con Andrea Battisti del gruppo Illimiti. Vi ricordo che domani Stop Secret ha in programma un interessantissimo webinar sul dark web, quindi si torna a parlare insomma di tutto ciò che non emerge alla luce del sole. Grazie di essere stati con noi, grazie di questi tre appuntamenti molto molto seguiti, buone vacanze a tutti, l'appuntamento è per l'autunno. Grazie, a presto. Ciao, a presto, buonasera a tutti, grazie.